sono come pilastri invisibili che sostengono come figlie e stanno nel tempo, delle ore con i nostri cari e ci aiutano anche ad avere una nostra una vita serena sapendo che c'è una persona accogliente che li segue. Sul pulmino eravamo solo donne. Avevamo i capelli rossi, corti, appena tinti in casa, o biondi, stretti in una coda di cavallo. Alcune di noi venivano dalla città e portavano giacche blu accompagnate alle gonne, o maglioni ricamati a mano con le perline. Altre portavano pantaloni o tute da ginnastica comode per affrontare il lungo viaggio e mocassini un po' sformati. Sul pulmino c'era caldo e dormivamo. O parlavamo fitto con la vicina. Spesso ridevamo, raccontandoci storie buffe. Alcune sapevano bene dove andavano, altre erano timorose di essere imbrogliate. C'era chi aveva venduto la casa per partire. Offrivamo dolcetti di noci o biscotti fatti in casa, conservati in sacchetti di plastica o di tela a quadretti. Alla pausa, in un parcheggio, il profumo di salame, dei panini avvolti nella carta del macellaio del paese, ci aveva fatto venire fame e nostalgia. Ogni frontiera segnava un passo avanti verso la nuova vita. Eravamo donne forti. Solo le donne forti possono vivere in Italia e fare questo lavoro. Mi sono perfettamente in grado di arrangiarmi, mi aveva detto il papà in ottobre quando gli avevo ventilato l'ipotesi di procurargli una signora per un aiuto in casa. Par carità che non me venga una par casa, me basta la valentina per le pulizie. Era convinto di farcela da solo, con l'aiuto in casa della nostra storica colf ultra sessantenne. Ma ero io che non ce la facevo più a stargli dietro dopo i suoi due ultimi ricoveri. Alla fine, dopo abili sessioni motivazionali a base di suadenti strategiche parole, sono riuscito a convincerlo. E lì è cominciato il vorticoso carosello delle badanti, difficilissime da trovare e ancor più difficile da far accettare. Dopo una serie di insuccessi, ho individuato la persona adatta. Zina, moldava, cinquantenne, di provata esperienza, super raccomandata, perfetta. Non ha superato la settimana di prova. La sena curiosa, la vuol saper tutto e vaga dappertutto. Il papà non sopportava che aprisse gli armadi, gli spostasse le carte in studio, il rasoio in bagno. La seconda, Ivana, ucraina, è giunta invece a ben 2 settimane. Ma era troppo chiacchierona. Maria, cosa che a parlano a tase mai. Gli raccontava tutto quello che succedeva nel mondo, gli chiedeva continuamente come stava. E come avuto che staga sempre dentro in casa. Gli parlava senza tregua della sua vita in Ucraina e gli mostrava le foto dei nipotini Tolik e Dania. La terza, Teodora, moldava, era troppo triste. Aveva gli occhi da cerbiatto, dolci e umidi, e non sorrideva mai. La gade che lune non so mica qualcosa. Soffriva di nostalgia per i figli lontani e passava ore su Skype a parlare con loro. Il papà era arrivato a chiedermi di passare più tempo con lui perché l'ho saputo, la Teodora mi fa venire le tristesse. Ed eccoci a Svetlana, dalla treccia bionda. Un bradipo, lentissima, se lava il pavimento allaga sistematicamente la cucina, se fa le mele cotte le brucia, se va dal medico si dimentica di chiedere le prescrizioni. Ma papà è tanto contento. Proprio una bravatosa, tranquilla, mi ascolta, fa quello che gli dico io. E allora va bene così. Quando corro, stento.
bene. Se alla partenza sono arrabbiata, lungo il percorso mi passa tutto. Sento il cuore che palpita, seguo il ritmo del mio respiro, il battito dei piedi sull'erba. Mi piace correre al Parco Querini, girare attorno all'isoletta al centro del fiume, sfrecciare tra le statue del vialetto che sembrano salutarmi. Accelero quando esco dal bosco ed entro nel viale alberato. Guardo il tempietto bianco, poco più in alto. Ogni tanto rispondo con un sorriso al saluto di altri runners. Ho iniziato a studiare italiano al corso per principianti del sabato. La mattina presto di domenica e, appena sono libera, vado a correre. E correndo ripasso le lezioni. Cosa conosci dell'Italia? Pizza, pasta, calcio, canzoni. Ascolto il mio corpo che corre. Osservo i corridori, che sono sempre gli stessi. Oggi quello con la maglia arancione è più lento. Oggi la bionda con la coda è più veloce. Io oggi sono velocissima. Questo è proprio un bel superlativo assoluto. Con la fatica fisica annullo la fatica mentale. Quando corro, il ritmo dei miei passi trascina le parole che si trasformano in piccole frasi. Mi concentro sui passi e sul respiro. Hop, 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 hop. La finestra è aperta. Oggi è una bella giornata. L'astuccio è sul banco. Il sudore mi cola sulla fronte. All'ingresso del parco leggo il cartello sul cancello. Vietato introdurre le biciclette. Cari al guinzaglio. Guinzaglio. Che parola difficile. Nel pezzo lungo tra gli alberi penso alla canzoncina sul presente indicativo. Io sono italiano. Tu sei spagnolo. Lui è cinese. E così che sto imparando l'italiano. Ripenso agli alberi del Benin, le palme sulle spiagge, le città coloniali, i villaggi. Anche a Ouidà era bello correre. Chissà se ci tornerò.